Ciao ragazzi, sono Mardrago, se qui vi lascio un nuovissimo video, grazie mille per aver aperto il video, grazie di cuore e grazie anche per avermi già messo il like, perché c'è chi lo fa ragazzi, grandissimi grazie. Oggi siamo qui per parlare di Deck ragazzi, continuiamo ancora con il video Deck di Clash Royale. Infatti oggi andremo a vedere un database sul sito Deck Shop con, signori, i 6 deck più potenti attualmente su Clash Royale. Con più potenza non intendo che sono fortissimi. Con più potenti, ragazzi, intendo i 6 deck migliori nel metagame attuale su Clash Royale, quelli più funzionanti, ok? Ovviamente questo sito va in base ad un database, adesso non so benissimo come spiegarvelo, però sostanzialmente la community di Clash Royale ha dato dei dati a questo sito, quindi c'è l'interazione anche della community. E ragazzi, alla fine escono dei risultati. Ci sono questi 6 deck veramente interessanti. Andremo quindi a vederli e ad analizzarli, tra virgolette, in breve, ognuno di questi deck. Quindi spero che riuscirete ad utilizzarli anche per scalare. Andiamo subito, ragazzi, dunque, a vedere. Intanto, finalmente sono di nuovo a 4.000 trofei. E ho anche aperto il baule costruibile, ragazzi, ma non mi ha dato nessuna carta interessante, nessuna leggendaria. Andiamo subito, ragazzi, con il primissimo deck. Mi raccomando, pollicione in su, supportatemi ragazzi. Eccolo qua ragazzi, il primo deck è Hog e Wiz Poison Bait, ovvero domatore e lo stregone elettrico. È un deck chiaramente Poison Bait, quindi veleno bait. Sapete tutti cosa significa. Ah ragazzi, 3.5 è il costo di questo deck. Come state guardando qui, abbiamo ragazzi un deck molto molto buono, come dice anche il sito stesso, per l'arena 9 e in su. Quindi sostanzialmente se siete in arena 9 potete scalare ragazzi a una buona quantità di trofei con questo deck. Come vedete è anche zabbait questo deck, perché abbiamo ad esempio la possibilità di mandare il barile dei goblin con dietro anche domatore e gang dei goblin. E in questo caso il nemico la zap l'avrebbe già utilizzata sul barile dei goblin, mentre riusciamo quindi a pushare con il nostro domatore il nostro, la nostra gang dei goblin. Chiaramente abbiamo anche lo stregone elettrico dietro in difesa, comunque ci siamo perché oltre alla tronco per allontanare, per darci tempo, abbiamo la torre infernale. Ragazzi, il deck è praticamente che sto utilizzando tranne gli scheletrini e lo stregone elettrico. Stregone elettrico dunque, anch'esso ci aiuterà moltissimo a fermare le truppe, quindi avversari come goblin. E dunque un deck, ragazzi, molto interessante. Come c'è scritto qua sopra, 12 win decks, quindi un deck molto interessante anche per vincere le sfide su Clash Royale, per arrivare, insomma, alle 12 vittorie. Stregone elettrico dunque che ci potrebbe aiutare, insieme al domatore, a fermare, quindi a resettare, soprattutto la torre infernale nemica. 3.5 dunque il costo di questo deck, mi raccomando, segnatevelo e provatelo assolutamente. L'avveleno chiaramente in questo deck gioca il suo, è molto importante avere questo avveleno perché sul domatore, quando arriva la torre, buttarla direttamente sulla torre chiaramente sarà molto molto di aiuto. Cosa che può fare anche la tronco chiaramente, anche se non possiamo buttarla dove ci pare, ma chiaramente aiuterà il nostro domatore, magari subito dietro al domatore come faccio io stesso. Ci aiuterà sicuramente a far fuori le truppe che stanno appresso al nostro cavalca maialozzi. Passiamo al secondo deck, ragazzi. Passiamo al secondo deck. Eccolo qua, ragazzi. Questa volta un deck con Golem e Baby Dragon. Da qui anche il nome Golem Baby D, Lightning Pump Beatdown. 4.3, ragazzi, è il costo di Elisir. Chiaramente non può mancare l'estrattore di Elisir. Golem, signori, subito dopo estrattore di Elisir. E signori, anche il Baby Dragon, Baby Dragon che sicuramente ci aiuterà a fermare le truppe che danno fastidio al Golem, come ad esempio i barbari scelti oppure i barbari da 4. Ma se l'avversario utilizzasse difese come la torre infernale, soprattutto, o mandasse insieme alla torre infernale altre truppe a darci fastidio, ovviamente al Golem, visto che sicuramente il nemico farà questo, abbiamo ragazzi la nostra Fulmine. La Fulmine, ragazzi, è una carta che sto trovando moltissimo da parte dell'avversario. Sopra le 4.000 coppe. Ho visto moltissimi mandarmi il Golem. E io con la mia torre infernale, come vi dicevo prima, visto che la utilizzo spesso, non ho la possibilità di fermare il Golem, perché c'ha sempre quel dannato fulmine. Ne sto beccando veramente tantissimi di questi deck. E dunque, questo Baby Dragon, sicuramente col Golem e anche col Mega Sgherro e anche gli sgherri dietro, sicuramente ci saranno d'aiuto. In questo caso, se il nemico mandasse sgherri, come l'orda di sgherri per fermare
il nostro golem, magari lontano dalla torre infernale, visto che magari l'avremmo già fatta fuori con la fulmine, abbiamo anche le nostre frecce. In difesa, comunque, in difesa abbiamo il nostro mega sgherro ed ovviamente gli scheletrini che costano pochissimo, giusto per abbassare il costo medio dell'elisir. Deck ragazzi per Arena 7 in su, mi raccomando, segnatevi anche questo e provatelo. Ovviamente con un deck del genere mai essere troppo veloci nell'attaccare, altrimenti l'elisir finisce troppo in fretta. Quindi voi in difesa avete comunque il vostro mega sgherro, sgherri e anche gli scheletrini per fermare ad esempio la corsa del principe o anche per distrarre i barbari scelti, ok? Andiamo avanti con il terzo deck. Terzo deck ragazzi, Bowler e Tornado, Bocciatore e Tornado, costo medio 3.6, quindi una media molto molto buona. Deck per Arena 8 in su. Avrete sicuramente incontrato tantissima gente utilizzare la Tornado contro il nostro domatore per spingerlo dalla torre alla torre principale, così da attivare appunto il re principale. A me succede praticamente sempre. Questo è un deck molto interessante che vorrei tantissimo provare, quindi sicuramente me lo salverò e lo proverò ragazzi nelle battaglie online. Questo domatore con dietro lo stregone elettrico e la cimitero direttamente sulla torre potrebbe causare molti danni al nemico. Abbiamo quindi il bocciatore con sopra magari il baby dragon e ragazzi l'avveleno e praticamente siamo a posto. In questo caso con la tornado potremmo avvicinare e raggruppare tutte quante le truppe nemiche davanti alla torre, così che da colpire con il bocciatore sia la torre che anche le truppe nel suo orizzonte. In difesa abbiamo il nostro invece cavaliere. Il cavaliere, oltre ad abbassare sicuramente il costo medio di elisir di questo deck, in difesa ci sarà molto molto utile. Cimitero invece e scheletrini, anche questi non costano tantissimo, cimitero un pochino, ma bocciatore e cimitero ragazzi sono un'ottima combo, perché abbiamo ad esempio il nemico che si sta preoccupando per la torre, mentre il nostro bocciatore ragazzi è lì che rascia verso la torre. Il bocciatore va bene anche come difesa, quindi se ci manda ad esempio i barbari o i barbari scelti, ovviamente se ci manda i barbari scelti abbiamo anche i nostri scheletrini da uno, che anche qui il loro obiettivo soprattutto, oltre a difendere e distrarre soprattutto le cariche delle truppe, è anche ragazzi modo di poter abbassare il costo medio di elisir. E abbiamo anche il nostro stregone elettrico. Con questo deck il nemico sicuramente non utilizzerà molto le orde insomma, quindi scheletrini, orda di scheletri, goblin, gang the goblin, qui ragazzi vengono fatti fuori dal nostro carissimo bocciatore, oltre anche alla veleno. Anche qui se ci va bene bocciatore sulla torre e veleno sopra alle sue truppe e anche alla torre arciere. Poi in questo caso con la tornado anche qui possiamo fare la stessa cosa che come vi dicevo prima mi succede sempre, mandare il domatore sulla torre principale. Anche questa è ovviamente una buonissima idea, quindi attaccare truppe nemiche che ci colpiscono la torre anche con la torre principale. Ottimo deck anche questo ragazzi, anche questo salvatelo, mi raccomando, provate anche voi ragazzi questi deck e fatemi sapere qua sotto nei commenti. Passiamo invece al quarto deck migliore col metagame attuale di Clash Royale. Eccolo qua ragazzi, il Mortal Rocket Cycle 2.9, attenzione, un deck molto strano. Allora, sicuramente qualcuno di voi già conoscerà questo tipo di deck e invece altri diranno di no, diranno ma dov'è la truppa, che cavolo è sta roba? Allora, sinceramente ne ho trovati pochi di giocatori contro con questo tipo di deck ed è anche ben conosciuto, il Mortal Cycle. Praticamente questo deck ragazzi si basa sulla velocità, costa veramente pochissimo, 2.9, non ci sono tank, il nostro obiettivo è far fuori la torre con il mortaio. Da qui anche il nome, quindi abbiamo una sorta di ciclo, in difesa abbiamo i nostri scheletrini anche qui per distrarre e difendere, più distrarre diciamo, abbiamo il nostro cavaliere che abbassa il costo medio di elisir e ovviamente funziona anche molto molto bene ragazzi in difesa. Il cavaliere è una truppa molto sottovalutata ma molto utilizzata invece nei top player. Abbiamo i nostri arcieri e ovviamente le nostre frecce, quindi contro orde di scheletri che sicuramente vorranno fermarci, scusate l'orda di sgherri che sicuramente, o anche di scheletri, vorranno fermarci il mortaio, abbiamo le nostre frecce pronte. Tronco ragazzi stessa cosa, tronco per fermare goblin, orde o anche allontanare altre truppe in tempo, dandoci la possibilità di mirare e iniziare insomma a colpire la torre arciere con il nostro mortaio. Ed ovviamente una volta che abbiamo abbassato abbastanza, circa verso il 600 anche 700
la torre arciere nemica, ci basta ragazzi una frecciata ed un razzo e praticamente la torre va giù. Sicuramente il nemico tenterà moltissimo di fermare il mortaio, però se utilizzato contro deck che ci possono fermare tutte le truppe che abbiamo in questo deck e anche il mortaio, siamo fottuti. Anche se abbiamo razzo, ma razzo costa un pochino in realtà, quindi state attenti a quando utilizzare le truppe. Il mortaio va utilizzato ovviamente nel momento giusto, ragazzi, nel momento giusto, nella posizione direi anche giusta. Sicuramente anche lo spirito di ghiaccio ci aiuterà a fermare quindi le truppe, mentre magari il nostro cavaliere e i nostri arcieri, quindi verso le truppe nemiche che danno fastidio sempre al mortaio appena lo piazziamo, perché appena lo piazziamo sicuramente qualcosa faranno, il nostro spirito di ghiaccio comunque aiuterà le nostre truppe a difendere il nostro bellissimo mortaio. Passiamo invece ragazzi al quinto deck, mi raccomando un bel pollicione in su e andiamo subito avanti. Eccolo qui ragazzi, Electro Wizard Fortnite Poison Graveyard Chip. Allora, un deck anche qui molto molto basso di costo, 3.3, soltanto 3.3, deck per arena 7 in su, quindi va benissimo perché ancora in arena 7 questo deck è ottimo. Già solo vedere la fornace ragazzi ci fa venire il mal di stomaco. La fornace è una cosa veramente bruttissima. In questo caso abbiamo lo stregone elettrico, l'incantesimo veleno ancora e ragazzi la cimitero. E in difesa ancora abbiamo sia la tronco chiaramente, gli scheletrini ancora una volta ragazzi quasi in tutti i deck, arcieri ragazzi e il nostro bellissimo cavaliere. La fornace ragazzi dovete stare attenti perché se il nemico non ha ad esempio qualche difesa, struttura difensiva, la fornace quando spawna due spiriti, se continuamente continua a spawnare senza che vengano fermati, anche se sicuramente il giocatore qualche volta vi fermeranno per forza questi spiriti, la vita, continueremo ad abbassare la vita della torre arciere nemica. Quindi mi capita molto spesso, mi tocca sempre sprecare gli arcieri per far fuori gli spiriti, altrimenti uno di questi sempre mi colpisce la torre, perché la torre arciere fa fuori uno spirito dei due sicuramente, l'altro gli toglie metà vita e un colpo glielo dà. Poi chiaramente dipende anche dal livello vostro della torre e anche degli spiriti, o meglio della fornace, quindi la fornace è abbastanza pericolosa. Signori, abbiamo comunque la nostra bellissima veleno. In questo caso se il nemico ci vuole fermare con ad esempio gli arcieri, i nostri spiriti che vanno verso la torre, abbiamo comunque la nostra veleno ed ovviamente anche l'incantesimo cimitero. Quindi sostanzialmente giocheremo molto di incantesimo cimitero. È un deck piuttosto strano ragazzi, piuttosto strano perché non ci sono ovviamente dei tank. Potremmo provare anche ad arrivare alla torre con il cavaliere, ma comunque ragazzi è nella top 6 dei deck più funzionanti e più utilizzati per il momento su Clash Royale. Quindi anche questo lo salverei. Stregone elettrico comunque assieme al nostro incantesimo cimitero e anche l'aiuto degli spiriti che spawnano dalla fornace, ragazzi, ci saranno sicuramente d'aiuto. Soprattutto anche allo stregone elettrico, perché se lo stregone elettrico arriva alla torre arciere fa veramente tantissimo danno. E in quel caso abbiamo anche ancora la tronco per fermare le truppe di terra che danno fastidio allo stregone e magari accompagnato al cavaliere, e ragazzi anche la poison, la veleno, che sicuramente anch'essa farà qualcosa di decente. Passiamo adesso invece signori al sesto deck, salvate dunque questo, andiamo al prossimo. Eccolo qua ragazzi, la Valloon, ok, e anche qui abbiamo un deck con la fulmine aiuto, 4.1 deck d'arena 7 in su, top ladders scritto sopra. Attenzione, attenzione, questo è un buon deck, molto utilizzato in top. Signori, 4.1, non c'è l'estrattore di Elisir questa volta, ma questo deck senza estrattore di Elisir, se giocato in maniera calma e in maniera esatta, fa il devasto, non c'è storia. La fulmine ancora una volta, assieme in questo caso ai tank come anche solo il mastino, quindi neanche mastino e mongolfiera, ragazzi fa il suo casino, perché se manda ad esempio la torre infernale sul nostro mastino ladico, che è praticamente l'unico modo penso di fermarlo in poco tempo, signori aiuto. Mastino quindi con fulmine, una volta fatta fuori difesa e anche truppe dentro l'aura della fulmine, con anche la mongolfiera dietro lo sorprendiamo e ragazzi gli facciamo tantissimo danno. Il nemico chiaramente risponderà per fermare non il mastino, che comunque è lento e non toglie tantissimo, anche se ovviamente spawneranno ovviamente i cuccioli di lava.
il nemico dovrà preoccuparsi, come mi capita anche sempre, di fermare la mongolfiera soprattutto, perché toglie veramente tantissimo. E se si avvicina e muore vicino alla torre, esplode la bomba e addio torre. Quindi in quel caso cosa farà? Manderà o il mega sgherro oppure gli sgherri soprattutto o l'orda di sgherri. Ed è in quel caso che abbiamo insomma le frecce, che in questo caso, anche qui il titolo del deck, ci aiuterà a fermarlo e riuscire a pushare con la mongolfiera soprattutto. Più che il mastino, anche la mongolfiera. Poi chiaramente a creare disastro e distrazione saranno i cuccioli lavici del mastino ormai morto. In difesa invece abbiamo l'orda di scheletri. L'orda di scheletri, ci teniamo magari gli sgherri in difesa, ovviamente oltre alla lapide, che anche lì il fatto che spawni continuamente ci aiuterà moltissimo. Non metterei la fornace al posto delle lapide, perché costerebbe troppo veramente il deck. Ecco perché insomma questa carta lapide. Dunque ragazzi, questi sono i 6 deck, spero che vi siano piaciuti. Mi raccomando, ho fatto questo video per farvi sapere di questa cosa. Utilizzate questi 6 deck, provateli signori se siete in Arena 7, quindi vi consiglio assolutamente di provarli. E ragazzi, fatemi sapere dunque cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se già state utilizzando qualcuno di questo deck. E noi ragazzi, grazie mille per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.